consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico Francesco Pappalardo. Il PD in questo momento sembra ancora più spaccato che mai. Pare si stia profilando una divisione a metà all'interno del Consiglio Comunale da parte del Partito Democratico. Lei è il capogruppo, che cosa sta succedendo? Ma io intanto auspico che questa divisione non accada, perché come dico sempre bisogna lavorare, come ho detto fin dai primi giorni di insediamento come capogruppo, bisogna lavorare e sono i provvedimenti che uniscono poi le persone e non invece le geografie interne. Di fatto c'è la speranza che sui provvedimenti questo gruppo possa in qualche modo mantenere un filo di unità. Se il PD da parte della segreteria provinciale dice di voler uscire magari da questo tipo di maggioranza, lei ha intenzione di dimettersi? Guarda, io se il mio gruppo mi chiede di dimettermi, così come mi ha votato all'unanimità, sono stati loro a chiedermi di fare il capogruppo, così come mi hanno chiesto di fare il capogruppo, se mi chiedessero oggi le mie dimissioni io sarei prontissimo, anche perché è un patto tra galantuomini fatto. Ad oggi questo passaggio non si è consumato, anzi c'è stata una maggiore consapevolezza da parte mia nel condividere questo mandato, perché i consiglieri mi hanno in qualche modo rinnovato e serrato i ranghi, così come si dice in gergo, nel mantenere questo impegno, anzi cercando di unire più possibile sui provvedimenti piuttosto che sulle problematiche di aree di partito. Qualcosa non va con rispetto alla segreteria provinciale, quindi forse chiederete anche le dimissioni da parte del segretario Carmen Castelluccio? Allora, io non sono per niente convinto che un capogruppo debba chiedere dimissioni o avanzare dimissioni. Un capogruppo è stato chiamato per fare un certo tipo di lavoro. Queste problematiche di partito non si possono nutrire, non si possono esercitare o espletare all'interno di un gruppo consiliare. Le problematiche di partito si risolvono altrove, quindi il gruppo, non io personalmente, è per i legami e per la storia, non posso chiedere una cosa del genere, ma non lo chiederò mai come capogruppo, anzi al contrario chiederò di tentare tutte le vie, tutte le strade possibili per ritrovare una unità complicata, però che possa in qualche modo rimettere insieme questi pezzi di partito che da storicamente non trovano pace. Segretario provinciale del Partito Democratico e consigliere comunale Carmen Castelluccio, che cosa sta succedendo al Partito Democratico? È in maggioranza o quale parte del Partito Democratico resta ancora in maggioranza? La risposta non può essere secca, nel senso che il Partito Democratico è un partito abituato a discutere e questo sarà argomento della prossima direzione che convocheremo a breve. Ovviamente l'atteggiamento sarà diverso, è inutile nasconderlo. Non sarà un atteggiamento di un Partito Democratico che sceglierà di avere una posizione preconcetta nei confronti di ciò che farà l'amministrazione Garozzo, che è il sindaco che il Partito Democratico ha votato e ha sostenuto con molta lealtà, ma sono accaduti dei fatti che ovviamente adesso porteranno il Partito Democratico a discutere su che tipo di atteggiamento tenere. Che quando viene revocato un assessore rispetto al quale lo stesso sindaco ha espresso un giudizio positivo sul lavoro che aveva svolto, il Partito Democratico non poteva rimanere indifferente, sarebbe stato gravissimo e incomprensibile. Abbiamo scelto di indicare al sindaco un percorso di dialogo, di confronto per recuperare in qualità un rapporto politico con l'amministrazione che obiettivamente in questo anno è mancato. Non c'è ora il Partito Democratico deciderà che linea avere. Io suppongo che dobbiamo scegliere di avere una linea di responsabilità e quindi non avere un atteggiamento positivo preconcetto, ma nel merito il Partito Democratico ora valuterà con maggiore attenzione tutti gli atti che questa amministrazione metterà in campo dove il Partito Democratico non è rappresentato, senza nessun atteggiamento ritorsivo. È altrettanto vero perché qualcosa non va anche in Consiglio Comunale, visto che
uno dei consiglieri comunali, Simona Princiotta, all'interno del gruppo del PD, è comunque uscito con esternazioni contrarie all'amministrazione comunale, sempre di maggioranza, quindi una maggioranza in consiglio contro una maggioranza in giunta. Ed è altrettanto vero che anche l'assessore, ormai ex assessore Moschella, ha lanciato anche sulla sua pagina Facebook alcune invettive nei confronti del partito, salvando alcune persone. Quindi comunque qualcosa non va all'interno del Partito Democratico. Allora, io credo che molte cose ci sono da chiarire, da rispondere a Fabio Moschella, perché la posizione assunta non è una posizione ritorsiva nei confronti di un gesto che certamente è stato grave, ma era la naturale conseguenza, nel momento in cui il sindaco ha rifiutato di aprire questo confronto con il Partito Democratico, era la naturale conseguenza. Questo momento l'ho vista la spaccatura del PD, ha intenzione comunque la segreteria di dimettersi? No, la segreteria non ha nessuna intenzione di dimettersi, anzi la segreteria ha interesse a rilanciare un Partito Democratico così come si è sforzata di fare in questo anno. L'invito a quella parte del partito che è rimasto fuori e continua a rimanere fuori, e l'abbiamo anche detto in direzione, a ritornare a confrontarsi dentro gli organismi, quindi la segreteria ha motivo invece di rilanciare ancora con più forza la presenza del Partito Democratico in città e in provincia.